Oggi volevo fare con voi una riflessione breve ma piuttosto forte. Parto subito con raccontarvi appunto un aneddoto. Qualche tempo fa un mio ex collega era al periodo in cui si stava cingendo a traslocare. Andava per la prima volta ad abitare da solo, aveva argitato la casa e appunto doveva acquistare un po' di arredamento. Allora io per curiosità gli chiesi che tipo di gusti avesse, che mobili avrebbe comprato, di che colori, eccetera, eccetera. E lui, guardandomi, mi disse: "Ma a dire la verità, non ci ho ancora pensato, ma onestamente non è che poi mi importi molto, tanto poi a casa ci vado solo per dormire. Ci si va solo per dormire, no?" Io, dopo che sentii la sua risposta, ci rimasi di stucco. "Ma come? Come ci vai solo per dormire?" Tanto che glielo dissi, dico: "Ma cosa dici?" E lui mi disse: "Beh, scusami, tanto ci stai 2 ore alla sera, il weekend magari vai di qua, vai di là. Insomma, la casa non è che la vivi tanto." Eh sì, aveva ragione. Cavoli, se aveva ragione. Lui non la viveva tanto e all'epoca nemmeno io la vivevo tanto. In casa mia ci andavo quasi solo ed esclusivamente per dormire. E pensate un po', quelle poche ore che io stavo a casa all'epoca mi sembravano quasi sufficienti, mi sembrava di vivere casa mia. Tant'è vero che appunto per l'appunto io all'inizio rimasi un attimo scioccata dalla sua risposta, purtroppo vera. E se ci pensate, questa è una grandissima assurdità. Noi lavoriamo tutto il giorno, attenzione bene, per pagare con gran parte dei nostri soldi un mutuo o un affitto di una casa che non viviamo. O che non viviamo abbastanza. Perché dico che non viviamo abbastanza? Perché ci alziamo la mattina, spesso diciamo velocemente, all'ultimo momento, perché siamo stanchi e stressati dal lavoro e quindi abbiamo bisogno di riprenderci, di riposare. Facciamo colazione, se va bene, gli dedichiamo un tempo ragguardevole, ma non esagerato, giusto il tempo di preparare, mangiare e via. Quindi colazione preparata e mangiata, dopodiché ci buttiamo in macchina, usiamo una macchina che a volte acquistiamo anche a rate per andare direttamente in ufficio, parcheggiarla 8 ore sotto l'ufficio, inutilizzata. Stiamo via di casa 8-10 ore al giorno, a volte anche di più. Poi torniamo a casa, ceniamo e sbrighiamo quelle minime cose per evitare che vada tutto a rotoli. Poi dopo guardiamo la TV, smartphone con tutte le notizie, perché altrimenti diciamo sempre che ci sembra di stare fuori dal mondo e non l'abbiamo toccato tutto il giorno, magari. E poi a letto. Arrivederci e grazie. Così dal lunedì al venerdì, e così è sempre lunedì ed è sempre venerdì. Abbiamo la casa, ma non la sfruttiamo. Compriamo una cucina robusta che vogliamo che ci duri, ma compriamo da asporto perché non riusciamo a cucinare, non abbiamo tempo. Tosiamo un prato che non riusciamo a goderci e magari facciamo anche un orto che però non riusciamo a curare abbastanza, quindi lo lasciamo andare. Ci lasciamo sfuggire qualche desiderio, come ad esempio prendere qualche animale che ci piacerebbe allevare, solo perché siamo via tutto il giorno e quindi non riusciamo a prendercene cura abbastanza. Poi arriva il weekend, dobbiamo pulire casa, sempre se non l'abbiamo fatto fare a qualcun altro che paghiamo perché non abbiamo tempo. Durante il weekend ci sono gli eventi, quindi cavoli, non ne approfitti e quindi lasci la casa, non te la godi proprio per niente, per andare di qua, di là, di su, di giù, per svagarti da una vita che comunque ti obbliga a stare via tutto il giorno. Io sono partita a parlare della casa, però questo discorso lo si può estendere in vari ambiti, tipo ad esempio i figli. Facciamo i figli, se va bene, ma però sappiamo che avremmo sicuramente bisogno di aiuti perché siamo troppo occupati per crescerli. Vi rendete conto del paradosso? Quello che a noi sembra normale, in realtà non è per niente normale. Non è per niente normale, ragazzi. Comprarsi una casa che lasci vuota tutto il giorno, crescere dei figli che non ti puoi permettere di tirare su totalmente. Quindi c'è qualcosa di sbagliato nella nostra società. Il lavoro dovrebbe essere un mezzo per vivere la nostra vita, non il fine della nostra vita.